shot. Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con una nuova recensione di ragazzi, un vecchio gioco diciamo, che è uno dei giochi migliori del 2013, è un RPG. Per chi non sa cos'è un RPG, non è la bazooka o le cose legate all'FPS, ma si dice role playing game. E oggi con me c'è un ospite speciale che è Dynamic, ho chiamato Guardia Ross, quello che è Guardinatos. Ok ragazzi, scusate se ho scelto questo nome lunghissimo che non capisco nemmeno io per bene, ma purtroppo che è successo? Dynamic non me lo fa usare perché dice che è troppo pervertito, okay. Cioè ora dovete capire. Comunque potete vedere al dietro c'è natalizio, quindi vi stiamo facendo un regalo ragazzi. Il regalo qual è? È questo video. È questo video, sì. Comunque iniziamo con parlare di questo gioco. Introduzione. L'introduzione, diciamo che questo gioco, come abbiamo detto, è uno dei migliori del 2013, può confermare anche Dynamic. Sì sì, è uno dei migliori giochi del 2013, ma non del 2014, perché usciranno altri giochi nuovi MMORPG. Ok. Comunque quindi in questo gioco praticamente le cose da le cose in cui parleremo sono creazione di caratteri e quanti classi ci sono, perché questo qui ha un monte sacco di classi. Parleremo dello shop e come il gameplay, ovviamente è la cosa più importante. E i mostri eccetera, quindi vi faremo vedere anche PvP, un po' di shot del PvP che ho fatto io. Quindi iniziamo, introduzione. Un attimo, una cosa. Potete vedere com'è bello questo gioco perché il mio personaggio sa saltare come una scimmia, raga. Ok, Dynamic non dovrebbe saltare come una scimmia perché è già scimmioso, cioè no, già una scimmia. Comunque iniziamo. Questo qui è una delle città principali del gioco. Ci sono tre città principali. Questo qui si chiama Velika e noi siamo nel server Veritas. Questo gioco ovviamente è in inglese, cioè inglese, francese e tedesco. Le tre lingue più importanti dell'Europa. No, la lingua più importante è l'italiano, quindi. Sì, quindi stiamo zitto. Il gioco praticamente ha un sacco di attacchi, praticamente gli attacchi sono, cioè io stato che sono un arciere, gli attacchi sono a livello massimo, il mio livello massimo è 60 e questi sono tutti i miei attacchi. L'ultimo attacco vi faccio vedere è questo. Comunque Dynamic è uno slayer che sta facendo un... Niente, non sto facendo niente. Sono di stile, guardate la mia arma com'è, è come un pro. Questo gioco praticamente se parleremo di gioco, cioè se parliamo così non capirete un cazzo, quindi vi facciamo vedere il gameplay più diciamo le cose varie. Quindi ci vediamo nel gameplay. Guardate questa mossa ragazzi. Tua madre. Ecco ragazzi, siamo qua con vi faccio vedere un gameplay di questo gioco. Tanto per iniziare vi dico che esistono tre quattro tipi di mostri in Atterra. Uno, questi qui normali che vedete davanti a me, livello 57, che sono vengono chiamati mob normali. Poi quelli lì, quelli giganti, il drago che vedete lì, che praticamente si chiamano BAMs, Bad Earth Monsters, che sarebbe... Vabbè, non so quale sia la traduzione. Comunque quelli vi fanno male cane, questi qui vi fanno male meno male. Poi ci sono i world boss, i mostri del mondo, diciamo una cosa del genere, che spawnano raramente. Loro spawn vuol dire che rinascono. La loro rinascita ogni 6 ore. Invece questi normali, come vedete, sono facilissimi da ammazzare, soprattutto per me dato che sono a livello alto. Video potrebbe anche laggare un po' dato che questo gioco non è ottimizzato al massimo. Come vedete il gioco diciamo abbastanza fluido. Praticamente le cose sono... il gameplay sono facili. Praticamente vi serve un po' di abilità, praticamente quando andate a creare il carattere ci sono delle stelle che ve lo spiegherò dopo nella parte dei caratteri. Comunque è facile, praticamente basta che per attaccare usate le tastiere da 1 a 0
i F da F1 fino a F12. Praticamente la modalità di combattimento si chiama, non è una modalità point and click che sarebbe clicchi e mazzi, o né anche un lock on che sarebbe blocchi. Invece questo qui è un praticamente puntate la mira sui mostri e li ammazzate semplicemente, fine. Che cazzo, non rompere palle. Ok, questi qui sono quelli normali, poi ci sono questi qui, che sono i minions, che sono piccolissimi, sono facili, sono maggior parte sono fatti per darvi fastidio nel cazzo. Quindi siete, sì, ecco, vedete perché ho detto darvi fastidio, fanno schifo, cioè li ammazzate con un colpo. Invece questi sono quelli giganti e ovviamente io ammazzerò uno. Ammazziamoci un drago, ragazzi. Come vedete, i loro attacchi vi infliggono un po', cioè un bel po', dato che sono a livello alto mi infliggono meno. Ecco, muori bastardo. Tua madre. Difficile fare il video e attaccare allo stesso tempo. Che là. Comunque, come vedete, il combattimento è facile, però per chi sa giocare ovviamente è facile. Per esempio, quando io ho iniziato a giocare, non riuscivo nemmeno a ammazzare uno di questi da solo. Comunque, ogni volta che ammazzate questi giganti, vi lasciano delle cose più... cioè, loro vi droppano delle cose più care, diciamo, che potete venderle ovviamente al broker, eccetera. Che sarebbe la banca dove vendete la roba ai altri giocatori, l'Auction House, l'azione, come cazzo si chiama, quello lì. Comunque, con l'ultimo mostro che non vi posso far vedere, quello del mondo, se vediamo se c'è, è un drago gigantesco, cioè praticamente qua. Sono potentissimi, sono i più potenti esistenti nel mondo così. Poi ci sono i dungeon. Infatti, per farvi vedere i dungeon, io praticamente sto andando a fare un dungeon. Quindi ci vediamo nel dungeon. Come detto, siamo qui davanti a un portale del dungeon e con me ci sono i miei compagni. Questo qui sarebbe il guild master, che è il maestro del guild. Questo qui è un mio amico che gli piace... vabbè, lasciamo perdere perché lui non parliamo nemmeno. Quell'altra è una ragazza che non so di cui non so niente, semplicemente. Questi sono i portali dei dungeon. E infatti i dungeon hanno due tasti. Uno è teleport, che praticamente potete teletrasportarvi dentro proprio il dungeon. Quell'altro c'è l'instance. L'instance matching serve, è una troiata incredibile, semplicemente. Qui praticamente questo instance, entrate qua dentro, cioè selezionate il dungeon che volete fare, poi fate find group che cerca una squadra, e questo qui può mettere da 30 minuti, cioè da 5 minuti fino a un anno, semplicemente, cioè così. Quindi questo qui è un'entrata di un dungeon di livello 60, del massimo del livello di Terra. E non so che cazzo succede. Questo qui, diciamo, è uno dei boss giganti. Vi farò vedere semplicemente un dungeon boss, se no il video arriva troppo lungo. Quindi vi taglierò vi velocizzerò questa parte. Come avete visto, quella era una parte semplice, cioè praticamente era uno dei boss semplici. Cioè, nei dungeon ci sono due tipi di boss, uno praticamente come possiamo dire, normali, l'altro quelli potente. Il potente si trova ovviamente è l'ultimo boss, quindi si troverà nell'ultimo posto, semplicemente.
Quindi i dungeon sono fatti così, l'ultima cosa che vi farò vedere nei dungeon è l'ultimo boss, quindi restate con noi. E velocizzerò il video, ovviamente. Ecco qua, siamo con l'ultimo boss di questo dungeon. Cioè, questo qui sarebbe il boss. Il boss dei boss, diciamo. Quindi vi velocizzerò, cioè questo qui, vi velocizzerò la parte semplicemente al massimo della velocità. Quindi ci vediamo. Ovviamente alla fine di ogni dungeon troverete delle cose stupende, come questo. Quindi ovviamente dovete fare il roll, che praticamente sarebbe... Vabbè, chi se ne frega. Troverete questi qui, quindi il dungeon è tutto qua, quindi... Quindi andiamo ai caratteri. Siamo tornati, ragazzi. Voi starete dicendo, Rector, avevi detto che ci facevi vedere i caratteri, ci sono molti caratteri, eccetera. Col cazzo. Ci sono molti caratteri e... Col cazzo. Stai zitto. Molti caratteri e molte razze, quindi questa parte vi faremo vedere le caratteri e le razze. Madonna, perché la gente passa davanti a me ogni volta? Specialmente quel coglione di Garden. Dynamic, cioè. Ragazzi, una cosa che vi dico, non mi sfidate mai su PvP e soprattutto non mi sfidate mai a correre, perché io sono Bolt. Ok, quindi... lasciamo perdere lui. Comunque ora vi facciamo vedere diciamo quanti classi ci sono e quanti classi ci sono. Quindi ci vediamo tra un po'. Rector, ti posso baciare? Tutti ragazzi, siamo qui con le razze e classi. Ci sono 7 razze a terra, da cui c'è gli elfi, questo non so cosa sia, i baraka, i elin, i popori, i aman, castellanic e human, sarebbe umani. Per farvi vedere anche le classi, ci sono 8 classi a terra, tra cui c'è, partiamo da sotto, i mystic, che sarebbero quelli che supportano, i priest, quelli che curano, archere, sorcerer, mago, warrior con le doppie spade, slayer con la spada lunga e gigante, lancer con quello con lo scudo e una lancia, una specie di lancia, e berserker, e quello con l'ascia. Ok, come vedete ci sono delle stelle qua sotto che praticamente rappresentano la difficoltà che avrete nel gioco con questo carattere. Per esempio l'archer, l'archere, volevo dire, quello che ho io è di difficoltà 2, quindi è facile controllarlo, è facile passare tutto il gioco fino al livello 60, ma avrete meno problemi di un mystic che c'ha 4 di difficoltà. Infatti mystic gli attacchi fanno schifo, cioè mystic e priest maggior parte vanno giocati, meglio giocarlo con qualcun altro, sapete, qualche amico eccetera. Invece archer, berserker, loro possono fare anche da soli, ma si possono ammazzare anche i boss quelli giganti da soli, quindi siamo a posto. Quindi le cose sono così, e invece le razze non cambia tanto. Cioè, per esempio, questa razza qua riesce a nuotare velocemente, una cosa del genere, cioè cambia solo questi skill di razze e basta, fine. Quindi dalle razze e le classi è qui. Andiamo con il resto del video. Ok ragazzi, siamo tornati di nuovo perché ero andato in bagno, quindi vi ho messo questo video, cioè questa parte qua. Ok, Dynamic è tornato perché anche lui era andato a cagare, ma ti levi dal cazzo, Dynamic. Comunque qui parleremo delle guild. Questo gioco praticamente non ha tante cose da fare con la guild. Ci sono 3 cose. 1. Vi aiutano i guild mates, sarebbe i ragazzi della guild o i vostri amici della guild. Vi aiutano a ammazzare mob. Mob sarebbe i mostri. Poi secondo,
La guild può fare praticamente può combattere con un'altra guild, quindi potete avere accesso solo a GBG, sarebbe guild BS guild. Potete avere solo accesso a questo se siete nella guild, ovviamente. Tutti, cioè, questo qui è ovvio. Tranne a Dynamic, perché è un coglione. Oh, ragazzi, guardate che posizione bella! Ah, culo, non le... poi al terzo punto della guild, praticamente che le guild possono entrare una a Alliance, che sarebbe una, diciamo, una grande guild, un luogo di cioè dove praticamente ci sono molte guild uniti, e ci sono tre di questi Alliance. Uno è di Valica, dove siamo noi, e si chiama Free Traders Hall, in cui la nostra guild è stai zitto, Dynamic, la smetti. Ok, poi c'è l'Iron Water, che è praticamente un'altra alliance. Poi infine c'è quello lì, come si chiama, che nessuno lo caga, come cazzo si chiama, chi lo sa, un altro con il simbolo verde, non mi ricordo mai il nome perché non lo cago mai. Quindi dato che noi facciamo tutte le volte un guild chiamato Clan RGR, questa volta abbiamo deciso di non farlo. Dynamic, dillo perché. Bene, allora diciamo perché il clan Bahamut, meglio la guild Bahamut, stiamo ancora con loro pur essendo degli RGR. Purtroppo questi ragazzi sono dei bravi ragazzi, li conosciamo da molto tempo. Sono così bravi che, cioè, non penso che sia normale abbandonarli così, non mi sembra proprio giusto. Dynamic, non sono dei gatti da abbandonare. Cioè, no, ma comunque abbandonarli così non mi sembra assolutamente giusto. Per questo abbiamo preso una rarissima decisione di stare con loro sulla guild Bahamut. Quindi vi ha detto tutto Dynamic, quindi l'ultimo punto da parlare su cui parlare è il PvP. Già vi dico di già, praticamente esistono due tipi di server su Terra, uno è PvE e uno PvP. PvP, sapete, player vs player, che sarebbe giocatori contro giocatori. PvE è giocatori contro il mondo, diciamo, e i mostri. Nel PvP è ci sono anche PvP dentro il server PvE. Per esempio vi farò vedere un po' di video dove praticamente io ero leader, diciamo, leader sarebbe quello che... Toma, affanculo. Non guardate quello che scrive Dynamic perché non lotta nessuno. Comunque, come stavo dicendo, esiste anche PvP dentro i server PvE, però dovete andare qua, come vi ho spiegato nella parte, vabbè, lasciamo perdere. Sì, qua e là. Dynamic mi ha fatto perdere il filo, coglione. Oh mio Dio. Questo è uno dei miei caratteri di livello 60, Dynamic, non so che cazzo fa, è gay semplicemente. È una ragazza. Sì. Carattere una ragazza. Comunque, e vi farò vedere questi pezzetti di PvP, dove non è proprio una vera PvP, ma è una cosa di tattica. Quindi, Dynamic, andiamo con il video. Andiamo! All'arrembaggio! Ok ragazzi, qui non ho potuto prendere tante parti della PvP, quindi questi sono pochissimi pezzetti che sono riuscito a prendere. Come vedete sto lottando con dei giocatori qua, e niente. E qui invece sto usando un cannone semplicemente per uccidere i tank degli avversari. Comunque questa partita l'abbiamo vinta, abbiamo avuto culo semplicemente. Quindi PvP è facile e semplice, semplicemente. Sì.
Quindi siamo alla fine della recensione, ragazzi. Se è venuto schifoso, tutto colpa di Dynamic. Quindi io da me è tutto. Dynamic, vuoi dire qualcosa? Non sì, ciao a tutti ragazzi, c'è questa bella polastrella davanti a me, a parte quella. Ciao a tutti ragazzi, a tutti, mettete un like, mettete un mi piace, commentate se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto, commentate lo stesso e dite quello che dobbiamo migliorare. Se non vi è piaciuto il video invece mettete non mi piace, cioè pollice in giù. Se invece vi è piaciuto mettete pollice in su. Se per caso vi serve un tutorial su come mettere mi piace, commentare, iscriversi al nostro canale, magari me lo potete scrivere sotto. Ma che cavolo dico, se non sanno scrivere, scusate, sono stupido io. Allora farò il tutorial domani pomeriggio, il giorno dopo che esce questo video, tanto per farvelo. Seconda cosa, se volete giocare a questo gioco, naturalmente non pensate mai di farmi PvP perché non avrete nessun scampo, sono troppo pro. E guardate la mia arma, è tutta luminosa, raga, troppo pro. Sì, ma sei zitto. Comunque, diteci se vi piace questi modi di fare o dobbiamo migliorare o come dobbiamo fare, dateci delle idee, semplicemente, fine. Se non vi piace non mettete non mi piace, se vi piace mettete mi piace, se volete criticare criticate, se volete delle puttanate dite puttanate, se volete offendere Dynamic e sua madre fatelo pure. Ciao a tutti. Un attimo. Smetti, cazzo, ma lo stai scopando. Madonna, quanto cazzo ci metti per scrivere una battuta? Vaffanculo.